Quando si parla di mantenimento dei figli, quali sono i doveri dei genitori e in quali circostanze possono essere coinvolti i nonni in questo compito? Una recente pronuncia della Cassazione ci fa capire meglio l'argomento. Per comprendere però la questione, ipotizziamo il caso di una donna a cui siano stati affidati i figli avuti dal matrimonio. La donna non riceve da diversi mesi l'assegno di mantenimento dell'ex marito, così si rivolge ai suoceri per chiedere loro ciò che l'obbligato, cioè il marito, non le versa spontaneamente. Può farlo? Quando i nonni devono mantenere i nipoti? La questione è stata affrontata numerose volte dalla giurisprudenza, che ha spiegato come va interpretato l'articolo 316 bis del Codice Civile. Questa norma, che è intitolata concorso nel mantenimento, stabilisce appunto la possibilità di fare causa ai suoceri quando l'ex coniuge non versa il mantenimento. Se non che, secondo la giurisprudenza, sono numerosi i limiti che si incontrano prima di poter far valere questo diritto. E per questo ve ne voglio parlare qui di seguito. Pronti? Partenza, sigla. La legge. Se entrambi i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari per poter adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli. Così dispone l'articolo 316 bis, comma 1 del Codice Civile. Il dovere dei nonni di contribuire al mantenimento, che investe contemporaneamente entrambi i genitori, sorge solo se questi ultimi si trovano nell'impossibilità di farvi fronte autonomamente. Non rileva che i nonni abbiano diverse condizioni economiche, il loro obbligo infatti è proporzionale alle rispettive capacità economiche. Né si può chiedere tutto il necessario per il mantenimento a un solo nonno, dovendo la cifra essere divisa tra tutti e quattro, ovviamente, se sono ancora in vita. Questo dovere sussiste anche in caso di morte dei genitori. La Cassazione ha stabilito che i suoceri non sono tenuti a mantenere i nipoti a meno che non siano l'ultima soluzione possibile. Difatti, l'obbligo di mantenere i figli minori spetta in primis ai genitori. Questo significa che se un genitore non può o non vuole sostenerli economicamente, l'altro genitore ha la responsabilità di provvedere interamente alle loro esigenze usando tutte le proprie risorse, ovviamente poi rivalendosi contro l'ex e facendogli causa. Il che significa che se è in grado di mantenere i figli, non può rivolgersi ai suoceri solo perché l'ex non partecipa. Se invece non è in grado di farlo perché disoccupato, deve prima sfruttare tutte le sue potenzialità lavorative, deve cioè cercare un lavoro e solo in caso di insuccesso a lui non imputabile può rivolgersi ai suoceri. Detto in parole ancora più semplici, laddove un genitore sia benestante o comunque possegga i soldi per mantenere i figli, oppure laddove non abbia risorse a sufficienza, ma ciò dipende da una sua inerzia per non aver cercato un lavoro, i nonni non sono tenuti a mantenere i nipoti. Il fatto che il genitore tenuto a pagare il mantenimento non lo faccia non consente all'ex che abbia in affidamento i figli di rivolgersi ai suoceri. Difatti, secondo la Cassazione, la possibilità di agire contro i nonni è subordinata al previo tentativo di esecuzione forzata, cioè di pignoramento, contro il genitore inadempiente. Esemplifichiamo. Se la madre non riceve il mantenimento dall'ex partner, prima di agire contro i genitori di quest'ultimo, deve rivolgersi contro l'ex partner stesso, ossia il padre dei figli rimasti senza mantenimento. E solo nel caso in cui non riesca a pignorargli alcun bene può rivolgersi contro i nonni, ma sempre a patto che lei non abbia già le risorse per mantenerli da sola o anche solo le potenzialità per trovare un'occupazione che la renda autonoma. Il principio affermato dalla Cassazione è dunque questo. I nonni, o gli ascendenti in generale, possono intervenire solo come estrema ratio. La loro responsabilità è subordinata a quella primaria dei genitori. Non possono essere chiamati a intervenire solo perché uno dei genitori non sta fornendo il dovuto supporto se l'altro genitore ha le capacità, anche solo potenziali, di provvedere alla prole. Se una madre non riceve supporto economico dal marito o dall'ex convivente, non può, solo per questo, rivolgersi immediatamente ai suoceri. La madre deve prima intraprendere azioni legali contro il marito o l'ex convivente. Anche se la madre ha un impiego e quindi un reddito, non può richiedere aiuto ai suoceri. Lo stesso vale se, nonostante sia disoccupata, ha ancora il potenziale, e cioè l'età e la salute, per lavorare e produrre un reddito. Questa è la legge.
Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.